Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. Da quanto tempo non filmavo un video haul? Sarà perché ultimamente, devo dire la verità, sono un po' annoiata dagli ultimi lanci, mi sembrano sempre tutte le stesse cose, e anche un po' per il fatto che sto cercando di comprare meno, perché sono davvero piena, strapiena di prodotti. Era veramente un sacco di tempo che non ne filmavo uno. Oggi voglio mostrarvi tutti gli acquisti beauty che ho fatto un paio di settimane fa in occasione del Black Friday. Io ormai ho ricevuto tutto e appunto voglio mostrarvi quello che ho acquistato. Ovviamente non mi soffermerò sulle promozioni, sulle offerte che erano in vigore al momento in cui ho acquistato i prodotti, perché avrebbe poco senso, non sarebbe utile a nessuno, però voglio mostrarvi lo stesso i prodotti perché sono quelli che ho messo in uso, che metterò in uso nel corso delle prossime settimane e dei quali vi parlerò, insomma, quando avrò un'opinione più approfondita a riguardo. Io vi lascio il video. Prima di cominciare, non dimenticate di venirmi a trovare anche su Instagram, il nome del mio profilo è Giovanna Lovison, e non dimenticate, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, che cliccando qui sotto nell'info box potrete iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Il primo è questo, l'ho rimesso nella sua confezione originale, ma ovviamente l'ho già utilizzato. È un device di Nurse Jamie che si chiama Derma Scraper e che ho acquistato su Cult Beauty. È un dispositivo che mi incuriosiva da un po', è uscito da qualche mese, era spesso anche sold out e lo volevo proprio provare. Il nome esatto e completo è Derma Scrape Ultrasonic Skin Scrubbing and Skincare Enhancing Tool. Praticamente questo è un dispositivo che si ricarica ovviamente con un cavo USB dalla triplice funzione. Ok, questo è il device. Il coperchio copre questa lama, questa barra di metallo, non è una lama, che si utilizza sul viso in tre modalità diverse, che sono quelle che abbiamo qui, per ottenere risultati diversi. Quando lo accendete, ve lo faccio sentire, sentite che comincia a vibrare. Il dispositivo produce degli ultrasuoni e delle micro vibrazioni che fanno proprio vibrare la barra di metallo, e in base a ciascuna modalità le vibrazioni saranno diverse. Ciascuna modalità richiede l'utilizzo del dispositivo in modo diverso: a volte si tiene il dispositivo da questo lato e piatto, a volte invece si gira, si tiene più o meno inclinato nei confronti della superficie della pelle. Va sempre, in ogni caso, indipendentemente dalla funzione, utilizzato a viso bagnato, a viso umido, e il dispositivo aiuta nella modalità cleanse a pulire più a fondo l'epidermide, nella modalità extract a estrarre impurità e punti neri che sono infilati all'interno dei pori, e nella modalità enhance invece va a favorire l'assorbimento di trattamenti, sieri, creme, prodotti di skincare che avete applicato sul vostro viso. Devo dire che non ho avuto modo di utilizzare questo dispositivo in modo prolungato, perché lo possiedo da una settimana. L'ho usato qualche volta, principalmente nella modalità extract, e devo dire che per il momento mi è sembrato una cosa molto poco utile. È vero che io ho, fortunatamente, pochi punti neri, non ho una grande congestione sul viso. Però mi sono accorta che anche utilizzandolo nelle zone più impure che ho, ovvero qui il centro del mento e sul naso, la roba che viene fuori è veramente veramente minima, cioè si vede sulla barra, rimane il residuo più che altro dell'umidità, dell'acqua o dei prodotti che avete applicato, ma non tanto di impurità che è uscita dalla superficie della pelle o dall'interno dei pori. Quindi per il momento è ancora un device per me in fase di test. Non sono impressionata, spero di potermi ricredere nel corso del tempo, ma vi terrò aggiornate. Il secondo dispositivo che ho acquistato finalmente dopo che lo volevo da anni e anni è il Nu Face. Ho acquistato il Nu Face Mini, che è quello più piccolino, più compatto e anche più economico rispetto alla versione Trinity. Eccolo qui, l'ho già tirato fuori ovviamente, ma non l'ho ancora messo in uso in modo vero e proprio. Comunque, questo è il dispositivo. Si tratta di un device che sfrutta la microcorrente per andare a tonificare il viso, e a quanto ho sentito, a quanto tutti quelli che l'hanno provato dicono, è davvero portentoso nel liftare la pelle, nel renderla più tonica
e nel ridisegnare, ovviamente con un utilizzo prolungato e costante, la forma del viso, aiutare i tessuti che sono un pochettino più cadenti, diciamo, a riprendere tono, e tutti dicono che è una figata pazzesca. Io avevo sempre avuto voglia di provarlo, ma non l'avevo mai preso e sono riuscita ad agguantarlo a un prezzone niente male. L'unica differenza che intercorre tra il Too Faced Mini, che è questo, e il Too Faced Trinity, che è uguale a lui esteticamente, però più grande e costa anche molto di più, è il fatto che il Too Faced Mini nasce con questa testa e rimane così, non potete cambiarlo, mentre il Trinity vi dà la possibilità di inserire anche le testine diverse, quella a due manipoli per andare a tonificare la zona del contorno occhi e la testa piatta con gli ultrasuoni, quindi ci sono tre testine intercambiabili che vanno acquistate separatamente. La potenza è la stessa, quindi se vi interessa l'accessorio microcorrente classico, insomma, da utilizzare su tutto il viso, potete semplicemente prendere la versione mini. All'interno della confezione ci sono, è un po' stile Apple, ci sono le istruzioni, c'è il caricabatterie, c'è la spina nostra europea e poi c'è anche quella statunitense e quella inglese. Infine c'è il gel primer, che è fondamentale per l'utilizzo del dispositivo. Pensate, io non lo sapevo neanche perché lo volevo, ma non è che fossi informatissima. Questo è praticamente un gel che va applicato sul viso prima di utilizzare Too Faced, perché se utilizzato da solo, cosa che io ho provato a fare appena tirato fuori dalla scatola, vi dà proprio la sensazione di una piccola scossa. È fastidioso, non dico doloroso, ma è fastidioso. Cioè, lo appoggiate sul viso e fate subito oddio. E invece, se utilizzate il suo gel che funge da conduttore, non avete questo tipo di problema. Come dicevo, devo ancora metterlo in uso, vi aggiornerò. Ho intenzione di fare un mese di utilizzo costante del dispositivo e poi filmare un video prima e dopo con le mie impressioni, quindi rimanete sintonizzate. Però, quanto ho sentito, non è obbligatorio usare questo gel per forza, potete anche utilizzare, molti dicono, il gel di aloe, quindi magari farò una prova e poi vi farò sapere. Ecco, quindi Too Faced finalmente fa parte del mio equipaggiamento di skincare. Volevo provare da un sacco di tempo gli ombretti liquidi di Armani, chissà come mai non mi ero ancora decisa a prenderli, e li ho ordinati sul sito Pinalli, che tra parentesi secondo me è uno degli shop online migliori del panorama italiano. Ci trovate di tutto. Ci sono spesso delle ottime offerte, quindi vi basta iscrivervi alla newsletter al di là del Black Friday e hanno un catalogo veramente vastissimo di prodotti. Anyway, io ho preso due eye tint di Giorgio Armani, appunto. Ho preso l'eye tint Smoke Liquid Matte Eye Color nel colore 23, questo è un ombretto liquido matte ed è quello che indosso in questo momento. Il packaging è questo, è lo stesso dei rossetti liquidi di Armani e ha anche lo stesso applicatore, vedete? Stesso tipo di applicatore. L'ho utilizzato un paio di volte e mi piace tantissimo, sia per quanto riguarda il colore, questa sorta di color marrone, beige, un po' leggermente rosato, è come se fosse un colore rosewood, molto molto bello. Devo un attimo stratificarlo o comunque applicarlo, non stratificarlo perché non serve che metterne uno strato dopo l'altro, però ne applico una quantità abbastanza generosa per raggiungere un livello, insomma, di intensità del pigmento che piace a me. Però insomma non c'è problema, depositate diverse pennellate di prodotto, si sfuma tranquillamente con un pennello da sfumatura qualsiasi, si setta e ha un'ottima, ottima durata e si sfuma molto molto bene, cosa non sempre scontata con i prodotti liquidi o in crema. Il secondo che ho acquistato invece è un Eye Tint Chrome invece, Liquid Metallic Eye Color, ed è questo qui, numero 41 Fusion, è praticamente una sorta di color bronzo, aranciato, rame, insomma una sorta di via di mezzo, però non ha nessun punto di rosa al suo interno. Questo qui si chiama Caramel Smoke, non so se l'avevo detto, numero 23 Caramel Smoke, quello che indosso è il numero 41 Fusion. Ve li mostro anche qui più da vicino.
Non ho ancora provato Fusion, il metallizzato, però insomma lo proverò a breve e poi vi farò sapere. Sotto Black Friday Glossier ha indetto un 25% di sconto sull'interezza di qualsiasi ordine, quindi su qualsiasi prodotto, su qualsiasi tipologia e ammontare di ordine, e io ne ho approfittato per comprare qualcosina. Io acquisto, e se mi seguite da tempo lo sapete perché è una cosa che vi ho raccontato già diverse volte, insomma è una tipologia di acquisto che ho fatto già molto spesso, acquisto i prodotti Glossier dal sito del Regno Unito, dal sito inglese. Quello che faccio è semplicemente rivolgermi a un servizio di mail forward, un servizio di triangolazione pacchi. Quello che uso io si chiama Forward to Me, ve lo linko qui sotto nell'info box. Cosa ho acquistato? Allora, in questo pacchettino piccolino all'interno delle famosissime bustine in plastica di Glossier c'è semplicemente il Boy Brow, che è il gel per sopracciglia che io amo, adoro, lo uso da anni, ne ho ricomprati 1000, sapete che è il mio preferito, lo uso sempre nella tonalità black. E appunto l'ho voluto ricomprare, ho voluto fare una scorta visto che sto terminando quello di Charlotte Tilbury. Adesso tornerò a utilizzare il mio di Glossier. Nel pacco più grande invece, che è questo, c'era la felpa che indosso in questo momento. Questa è l'ultima felpa uscita, la penultima felpa uscita in casa Glossier, perché era uscita quella rossa natalizia che però non mi piace. Questa è una felpa chiusa con il cappuccio, con questa, di questa felpa molto molto morbida, con questo motivo che loro chiamano a terrazzo perché ricorda dei pavimenti terrazzo, e la scritta Glossier qui davanti, identica a quella che avevo già in rosa. Ho voluto prenderla anche in questo color bianco grigio, insomma un po' un ibrido. Qui invece nel resto del pacco ci sono delle altre cosette. Allora, ho preso, oltre la felpa, ho preso anche la borraccia. Mi viene da ridere perché sembra che mi stia equipaggiando per il campeggio, ma in realtà no. Questa è la borraccia che fa parte appunto della linea Glossy Wear, che è la linea di merchandising e accessori del brand. Mi piaceva un sacco con questa G di Giovanna, questa è la scusa che mi sono raccontata a me stessa. Mi piaceva la dimensione, abbastanza compatta, contiene mezzo litro di liquido, e niente, ho preso la borraccia perché mi piaceva. E poi in quest'altra bustina, tra l'altro queste bustine così piccole sono nuove perché non le avevo mai ricevute, così piccole, di solito erano più squadrate, più grandi, comunque belle, molto carine. Ho preso i due Cloud Paint nuovi, due nuovi blush liquidi, questi qua che io adoro, sapete che li uso da anni, mi piacciono un sacco, e ho preso la tonalità Eve, che è questa tonalità color bordeaux molto molto bella, e questo invece che è Spark, questo colore rosso brillante. L'ultima cosa che ho preso invece è qui ed è chiusa nel suo sacchettino, è la crema mani, la semplicissima, la hand cream di Glossier, che mi piaceva tantissimo, più che altro per il packaging. Guardate quant'è carina, si apre in questo modo. E il packaging, tra l'altro, è tutto quanto morbidoso. Ricorda un po' nel concetto la crema mani di Chanel, che avete presente, a quella confezione ad ovetto che si strizza. Tra l'altro bellissimo il fatto che il tappo rimanga attaccato, non rischiate di perderlo, di farlo cadere, mi piace moltissimo. E il profumo, a quanto so, sì, è lo stesso del profumo Glossier You, è la stessa fragranza, molto buona, sa di pulito, sa di fresco, sa di bucato, di lavatrice. Ho preso poi, e di questi mi sono pentita, due butter blush di Physician Formula su Amazon. Non li rendo perché mi costa di più fare il reso che non tenermeli, però no, allora non è colpa di Amazon, per carità, sono i prodotti sbagliati. Allora, ho preso due butter blush, il primo è nella tonalità Plum Rose, che online sembrava una cosa, ma in realtà io non so se potete vedere, ma è grigio. Grigio, cioè a me piacciono i blush nude, i blush color nude, prugni, insomma questo tipo di tonalità qua, ma questo è grigio, io l'ho provato ed è grigio, tremendo, io non so a chi possa andare bene questo blush, a parte che ne devo mettere un quintale perché si veda, ma è proprio grigio, cioè tremendo, sembra che abbia strofinato le guance nel fango.
Il secondo invece è nella tonalità Natural Glow. Ha il packaging vecchio, perché non so se notate, ma sono diversi. Questo è il nuovo packaging della linea Butter di Physician Formula, e questo invece è il packaging vecchio. Ed è nella tonalità Natural Glow. Questo in realtà è, sapevo che si trattasse di un blush luminoso satinato, quello lo sapevo. È effettivamente satinato, non è shimmer. Però anche in questo caso questo non è un blush, cioè è un illuminante, è... Cioè, non... Vedete? Non ha pigmento praticamente, cioè sembra color pesca, ma in realtà non ha pigmento, cioè questo è un illuminante. O avete la pelle veramente veramente d'alabastro o è un illuminante, e io non avevo bisogno di un illuminante, volevo un blush. Gli ultimi acquisti che voglio mostrarvi sono acquisti fatti sul sito Charlotte Tilbury. Li mostro per ultimi, ovviamente non perché non siano meritevoli di una menzione prioritaria, ma semplicemente perché sono stati acquisti che ho fatto durante il Black Friday, però che in realtà col Black Friday non c'entrano niente, perché sono tutti acquisti che ho fatto praticamente a prezzo pieno. Ho acquistato il Take It All Off Genius Eye Makeup Remover, lo struccante bifasico, che non avevo mai provato, non ho ancora mai provato perché è ancora sigillato. È un semplicissimo struccante bifasico, vi farò sapere, non ho nulla da dire al riguardo. Ho acquistato poi l'Airbrush Flawless Setting Spray Party All Night Stay All Day, il fissante trucco. Ce l'avevo già, se vi ricordate ne avevamo già parlato, e possedevo la mini size. Che cosa è successo? È successo che qualche settimana fa sono andata per utilizzarlo e nonostante io schiacciassi il pump non veniva fuori prodotto, è come se si fosse inceppato qualcosa, la cannuccia non prendesse il prodotto, non so. Comunque ho provato diverse volte e non usciva più. Allora ho detto vabbè, visto che devo fare un ordine, me lo ricompro, me lo compro stavolta nella confezione grande, perché ho provato la mini size e mi piaceva molto, e poi dopo che l'ho comprato il piccolo ha cominciato a funzionare, vabbè, pazienza. Comunque ho preso il fissante trucco nella misura grande. Ho preso un altro pennello Hollywood Complexion Brush, questo è il pennello per applicare i prodotti per la base, per applicare fondotinta e correttore, ma anche insomma tutto ciò che volete come prodotto in crema, contouring in crema, blush, quello che volete. È il pennello doppio che mi avete visto utilizzare per la prima volta nel video uscito una settimana fa dedicato a Charlotte Tilbury, nel quale, insomma, video che ho filmato in collaborazione con Charlotte Tilbury. Ragazzi, una cosa pazzesca, se non l'avete visto ve lo linko qui, andatelo a vedere vi prego perché ci tengo un sacco. Tra i prodotti che ho ricevuto da Charlotte Tilbury per filmare quel video c'era appunto questo pennello qui, e mi chiedete perché ne è un altro? Beh, semplicemente perché l'avevo ordinato una settimana prima di ricevere i prodotti Charlotte Tilbury, quindi non potevo sapere che me l'avrebbero inviato, e l'avevo preso perché effettivamente era un prodotto, un pennello che mi incuriosiva molto, e sono contentissima adesso di averne due, uno che va e uno che viene. Ho preso poi una travel size della Goddess Skin Clay Mask, è la versione travel da 15 ml della maschera purificante all'argilla. Eccola qua, piccolina. Ho preso questa perché volevo la confezione grande, che però è sold out da un sacco di tempo, quindi ho preso la piccolina. È la prima volta che acquisto questa maschera, ma l'avevo provata diverse volte nel corso del tempo, grazie a dei campioncini trovati in qualche ordine, e mi aveva fatto un'ottima impressione, quindi ho voluto provarla, insomma, acquistarla. Poi ho preso, ma qua mi sono pentita, la palette Stone Rose Beauty Instant Look in a Palette. Questa palette qua è una di quelle palette Instant Look che contengono un look completo occhi e viso. La forma della palette è questa e ve la faccio vedere. Ci sono tre ombretti, bronzer, due blush e un illuminante. È molto bella, è molto molto bella, però quando l'ho aperta ho visto che le tonalità non fanno al caso mio, perché sono tutte bellissime tonalità, ma sono troppo chiare. Secondo me questa va bene per chi ha un incarnato più chiaro del mio, veramente chiaro, e quindi penso proprio che la metterò in vendita, perché non ho idea di chi possa utilizzare questa palette. Non conosco nessuno che ha il viso più chiaro del mio a cui poterla dare. Quindi se siete interessate scrivetemi su Instagram, che insomma
magari potrei venderla a voi, ecco. Gli ultimi due prodotti di make up in realtà li ho ricevuti ma non li ho pagati, nel senso che erano regali inclusi con l'ordine. C'era in omaggio in quel momento la Pillow Talk Luxury Palette of Pops, questa è la palette di Pops appunto, quindi di colori luminosi della gamma Pillow Talk, è un quad di ombretti, eccolo qua. Non l'avrei mai acquistata perché ci sono delle tonalità, soprattutto le prime due, soprattutto questa, un po' troppo rosate per i miei gusti, e comunque sono tutti colori molto shimmer, però insomma era inclusa per gli ordini superiori a una certa cifra, quindi l'ho agguantata molto volentieri. E l'ultimo prodotto è il Collagen Lip Butt, quindi il gloss rimpolpante nella tonalità peach, non mi ricordo qual è, nella tonalità peach plump, eccolo qua, peachy plump. È praticamente un gloss a base di collagene che va a levigare e rimpolpare le labbra in questa tonalità di arancio pesca, piena di brillantini dorati. Ecco, anche questo non fa per me, quindi penso che gli troverò una casa migliore. L'ultima cosa che ho acquistato da Charlotte Tilbury, qua vi faccio fare una risata, sono sicura, è questa. Adesso ditemi se avete mai visto qualcuno online talmente appassionato di Charlotte Tilbury, ma talmente appassionato come me, da comprarsi addirittura la shopping bag. Voi ditemi se avete mai visto qualcuno comprare il merchandising di Charlotte Tilbury. Questa è una delle shopper uscite ormai diverso tempo fa, penso un anno fa, quando è uscita la linea di rossetti Hot Lips 2. Erano usciti praticamente 5 tote bag come queste, con delle fantasie diverse. Non hanno una qualità particolare, insomma, sono delle shopper di tela cerate al loro interno, quindi sono anche waterproof, diciamo, che si possono utilizzare, insomma, per i motivi più disparati, per fare la spesa, per trasportare delle cose in giro. Io porto sempre pacchi avanti e indietro con l'ufficio, cose del genere, quindi l'ho presa perché mi piaceva molto e perché nel mio caso, insomma, può essere anche utile. Ed erano uscite anche le cover per l'iPhone, che però non ho mai preso perché non avevo iPhone, non ho mai avuto iPhone compatibili, insomma, con quelle cover lì, ecco. E niente, quindi ho preso anche la shopping bag. E niente ragazzi, questo era tutto, questi erano tutti gli acquisti che ho fatto per quanto riguarda il reparto beauty sotto Black Friday. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa vi incuriosisce di più di tutti i prodotti che vi ho mostrato oggi, così posso sapere su quale rivolgere, insomma, le mie attenzioni, quali menzionarvi per primo, quali testare meglio. E se vi va, fateci sapere anche che cosa avete acquistato voi approfittando del Black Friday. Se ancora non l'avete fatto, non dimenticate di cliccare su questo bottone con la mia faccia per iscrivervi al canale. Io vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao!